Ciao a tutti, sono Asia e vi presento l'applicazione di Google Calendar. Allora, per accedere a Google Calendar bisogna prima avere un account Google. Come vedete, io ho già effettuato l'accesso e sono entrata nel mio calendario personale. Esso si presenta come una sorta di tabella nella quale posso inserire appuntamenti e eventi. Qua, a sinistra, in verticale sono riportati tutti gli orari della giornata, mentre in alto, in orizzontale, sono riportate le giornate. Google Calendar si può visualizzare in 5 modalità diverse: in modalità agenda, modalità 4 giorni, modalità mese, settimana o giorno. Inserire un evento in Google Calendar è molto semplice, basta cliccare nella zona interessata, ad esempio sabato 14 alle 9 del mattino. Clicco, mi si apre questa piccola schermata nella quale posso inserire appunto il titolo, ad esempio colazione con Anna. Posso creare direttamente l'evento oppure modificarlo. Se clicco su modifica, posso inserire inoltre il luogo, una descrizione, il colore con cui voglio che si visualizzi l'evento, una notifica, renderlo disponibile occupato. E oppure renderlo visibile al pubblico oppure solo a me stessa, cioè in privato. Inoltre si possono anche aggiungere degli amici attraverso le loro email. Clicco su salva e mi viene appunto l'evento in colore azzurro. Qui a sinistra troviamo questa sezione I miei calendari, nella quale posso inserire appunto diversi calendari creati da me. Ho già creato il calendario compleanni e il calendario lavoro, ma è molto facile creare un altro calendario. Basta cliccare i miei calendari, crea un nuovo calendario e si apre questa pagina nella quale inserisco appunto il nome, la descrizione e la località e in caso anche il fuso orario. Inoltre, Google Calendar dà la possibilità, nella sezione Altri calendari, clicco sfoglio calendari interessati e ci sono appunto una serie di calendari messi a disposizione da Google nella quale posso, i quali posso inserire appunto all'interno del mio calendario personale. Non sono soltanto festività, ma anche eventi sportivi, oppure posso inserire date astrali, fasi lunari, giorni dell'anno, i numeri della settimana o le date appunto del calendario ebraico.